Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di questo gioco strano che avrete letto dal titolo. Dice che cacchio è sta roba? Sì, dall'immagine che vedete ragazzi, Transocean, è un gioco delle barche. Ci sono le barche, esatto, tante barche. Questo gioco, molto bello, interessante, carino e simpatico, l'ho trovato per caso su Steam. Io ho scritto a quelli che lo fanno, gli ho detto: oh, bello questo gioco, volete che faccio qualche video, mi date il gioco? Loro mi hanno dato il gioco, io ci faccio i video, perché è bello. Bello, veramente. È praticamente, è come Euro Truck. Avete presente Euro Truck Simulator? Uguale, però con le navi. Cioè, quindi è bellissimo. Ovviamente è stato rilasciato, però ci stanno ancora lavorando su, quindi ogni volta aggiungono roba nuova, altre navi, altre schifezze, altre feature. Ovviamente io già mi sono fatto una bella campagna normale, non sono riuscito a finirla perché è difficile. Più che altro, arrivato a un certo punto, avevo talmente tante navi che ho fatto esplodere il gioco, perché ho messo con facile, quindi mi sono trovato, non, siccome già conosco il genere, mi sono trovato super facilitato e esploso tutto. Comunque, nelle libere ci sono tutorial, ti consiglio di giocare la prima la campagna. Ci sono due tipi di gioco, infatti, la campagna e la modalità libera. Considerate che la campagna vi fa fare piano piano tutti gli obiettivi per raggiungere le cose successive, mentre la modalità libera fai quello che cacchio te pare. E ci sono tutorial, spiegazioni, no. Leggete andiamo di ogni prezzo influenzato le azioni degli altri giocatori, la domanda dei prezzi delle merci aumentano quando. Capito? Capito cos'è questo? Questo c'è un cloud. Cioè, praticamente tu, quando crei la tua compagnia, quello che vai a comprare è influenzato in base a quello che hanno comprato gli altri. È bello, tipo, è online, ma non è online. Cioè, tu sai che l'altro giocatore ha fatto sì che quel prezzo aumentasse. Perché è lui che ci ha messo le mani. Però non c'è nel tuo gioco. Però tu sai, capito? È come se fosse un. Nel mondo vero, capito? Vabbè. Io la faccio, potrei farlo offline, solo per farvi vedere, vado offline, almeno vi faccio vedere un po' il gameplay. Poi se ci giocherò online, non lo so, devo un po' vedere com'è effettivamente la campagna online. La difficoltà cambia solo il guadagno. Praticamente più è difficile, meno guadagnate, e più possibilità ci sono che succedano cose brutte. Tipo incendi, tipo i pirati, tipo incagliamenti, non lo so, qualche cacchiata così. Salve capo, quale nome vuoi dare alla tua società di trasporti? La chiamo Alexander, ecco. Xander. Ecco. Xander e company. E voi siete i company. Siete company. Ok, simbolo mettiamo questo che mi piace tanto. E lo mettiamo nero. No, oddio, non si vede nero. Sì, nero mi piace. O bianco, nero, bianco. Bianco, nero, nero, bianco, bianco fa figo. Ma nero è ancora più coatto. Però bianco fa più figo. Ok, scelgo il bianco. E voglio il colore che sia tutto nero. Troppo nero però. Aspetta. Ora lo metto quel nero lì che sta lì. Ah, ecco qui. Eccolo, non è tipo un blu. Vabbè, così mi piace. Perfetto, crea società. Perfetto, abbiamo Francesco Torrisi, ragazzi, che è il nostro consulente. Il gioco è completamente in italiano, in qualunque lingua, ovviamente. Io l'ho giocato in inglese e l'ho messo in italiano per farvelo vedere a voi. La regola numero uno in questa attività è scegliere il posto giusto. Ho messo insieme alcuni suggerimenti su dove stabilire il nostro quartier generale. Decidi dove vuoi avviare il tuo futuro impero. Adesso ci farà scegliere una città di origine. Abbiamo tutte queste scelte. Abbiamo tipo Amarli Limani, famosissima. Port Said, in Egitto. Gioia Tauro, in... come cacchio si chiama in Italia? Algeri, in Algeria ovviamente, Valencia in Spagna, Lisbona in Portogallo, Felixstowe in Inghilterra, Dublino in Irlanda, e Reykjavik in Islanda, Rotterdam in Olanda, Amburgo in Germania, Stoccolma in... che cos'è questa? Norvegia? La Svezia, Stoccolma in Svezia, e San Pietroburgo... ah no, questa è l'Olanda, no, qual è l'Olanda? Ah no, questi sono i Paesi Bassi, Rotterdam, questa è l'Olanda, San Pietroburgo è l'Olanda. Ah guarda, c'è una bandiera, vedi mi confondo, bianca, blu e rossa, rossa, bianca e blu, ah sì, questa è l'Olanda, vabbè, abbiamo capito ragazzi, insomma, questo gioco mi sta facendo imparare la geografia e mi piace un sacco questa cosa, so che questa è l'Olanda, so figo. Comunque, Gioia Tauro, ovviamente io inizio in Italia, ti pare un inizio in Italia? Ok, a Gioia Tauro esportiamo prodotti agricoli, posta, prodotti città, tutte queste informazioni che a noi attualmente non interessano perché stiamo appena iniziando a giocare, quindi qualunque cosa trasportiamo ci fa contenti, ci basta trovare un cazzo di lavoro perché già non ci stanno, poi ci manca solo che non riusciamo a trovarli nel gioco e ti saluto. Per prima cosa comprati una nave e accetta qualche contratto per aumentare le tue ricchezze, ovvio. Lavora sodo per migliorare il tuo grado e acquistare navi più grandi. Puoi vedere i requisiti per aumentare di grado nella parte superiore dello schermo, accanto all'icona gradi. In bocca al lupo con la tua società di trasporti. Perfetto ragazzi, abbiamo a disposizione 8,5 milioni di euro. E per raggiungere il grado successivo abbiamo bisogno di due navi, 1,5 milioni di capitale, ci siamo, e un contratto. Va benissimo. Allora, come si comprano le navi?
Compriamo le navi. Compra navi. Qui, acquista navi. Perfetto, ragazzi. Oh, abbiamo una lista di navi a disposizione. La Speed Vessel, la Medium Feeder. Cos'è? La Carrier. Abbiamo a disposizione queste tre navi. Quale prendo? Allora, dettagli della nave. Abbiamo un massimo carico che può portare, una velocità massima, una distanza massima, 12 giorni in mare può rimanere, e le condizioni all'acquisto, quindi è un po' scassata, questa è 60%, è un po' scassatina. Carico max 140, questa carica fino a 180, questa fino a 220 addirittura, questa porta parecchio, però rimane in mare solo 10 giorni. E che me frega, l'importante è che porta di più, più roba porta meglio è per me. Ok, compriamo questa da 8 milioni, ragazzi? Ma sì, acquista. Sì. Adesso scegliamo un nome, la chiamiamo Random. Saturn, no? Caribe, no? Champion, no? Shark, no? Astute Bar, no, non mi piace. Atena, no? Cesar. Cesar non era brutto. Astute Bar di nuovo. Cesar, vai. Dai, non ho fantasia così di nuovo. Sì, stappiamo una bottiglia di Schumacher. Di Schumacher. Di spumante. E abbiamo la nostra prima nave. Ok, adesso che cacchio faccio? Contratti. Facciamo un contratto, dai. Ok, ragazzi, qui abbiamo i contratti. In basso. Vediamo un po'. Abbiamo una serie di trasporti. Tipo, portiamo prodotti agricoli, posta, metalli. Prodotti tessili, metalli, ovviamente io andrò a scegliere quello che mi fa guadagnare di più. Io vedo questo che mi dà 1100. Wow, però devo andare fino ad Amburgo, ragazzi. Guardate, guardate la mappa in alto a sinistra. Guardate per andare ad Amburgo. Come faccio a scegliere Amburgo? Ecco, guardate. Guardate sulla sinistra, vedete qui sulla mappa c'è tutta la striscia bianca. Quella è tutta la strada che devo fare per arrivare a Amburgo. È tipo un botto. E qui mi dice attento. Vabbè, questo me lo faccio vedere poi. Adesso non interessa. Attento un cavolo. Via. Allora, io scelgo. Sinceramente, quello che pesa di più in modo da riempire tutta la nave, che mi sembra che questo da 106 metalli. E devo andare ad Ambarlimani. Porta 106 teu. Mi fa guadagnare 5,99. Ok, lo accetto. Perfetto, l'ho accettato. Adesso ho questa missione in corso. E per eseguirla devo andare su Salpa. Salpiamo, ragazzi. Andiamo a fare la nostra missione. Scegliamo la nostra destinazione, che è questa qui. Ambarlimani. Possiamo anche cliccarla sulla mappa, è uguale. Possiamo andare anche qui noi se vogliamo. Però, ovviamente. Non ha senso, noi abbiamo una missione da fare qui, andiamo lì. Ok, adesso scegliamo la velocità di navigazione. La velocità mettiamo 5 km/h. No, ci arriviamo poi, andiamo a 6, a 8, a 10, a 12. Notare qui il carburante, ragazzi, c'è anche il carburante qui. E notare che più si accelera, più ovviamente si consuma carburante. Io me la farei al massimo velocità e arrivo in 3 giorni. Ma aspetta, anche arrivare in 9 giorni non è che mi cambia nulla. Tanto un. Cioè, se risparmio 6 giorni che mi cambia? Alla fine non mi pagano di più, il prezzo è fisso. Quindi io uso la minima velocità, 9 giorni, mi faccio questo viaggetto tranquillo fino a Ambarlimani. Adesso, prima di partire, c'è un'opzione qui, guardate, a mano, il rimorchio automatico. Possiamo o staccarci dalla banchina manualmente, cioè manovrando noi, o possiamo farci rimorchiare dalle autorità portuali e ci facciamo portare via. E io faccio a mano, perché non mi va di sprecare i soldi. Adesso vi faccio vedere come manovro le barchette. Barchette, sì, mi sono fomentato, l'altro ieri ho parcheggiato un barcone gigante, tipo quello lì, era più grande di quello. Eccoci qua, ragazzi, siamo al porto e cominciamo con le nostre manovre. Allora, giriamo un po' il timone e diamo un po' di manetta avanti. Guardate, ragazzi, questa barcone è enorme, quindi dovete stare attento perché il culo se ne va. Se ne va molto facilmente contro la banchina, quindi dovete addrizzare il timone appena vedete che state per dare una culata contro il porto. Non è facile manovrare questo trattore gigante. Dovete riuscire a girare il culo senza creare problemi. Non è facile, perché poi non avete nessun dispositivo di manovra particolare o qualche scienza avanzata. Dovete fare tutta a mano così. Tutta timone! Tutta timone! È bellissimo questo gioco, ragazzi. Mi ci sono fomentato tantissimo a fare queste manovre. Potenza minima, ragazzi. Tutto il timone a tribordo. Sarebbe a sinistra. Ah, figata, mi sto fomentando. E ovviamente dovete fare la vostra manovra. Guardate, ovviamente col timone girata tutta la nave sta quasi ferma e gira solo su se stessa. Ovviamente dovrò fare un po' di retromarcia, immagino. Poi mi vediamo un attimo. L'uscita del porto è per di là, quindi mi devo girare completamente. Teoria, sì, in teoria mi devo girare completamente. Sarà una cosa lunga e noiosa. Ma se do un po' più di gas, faccio tipo manovra alla macchina. Ovviamente la nave, ragazzi, deve girare molto lentamente. Sono manovre che durano anche giorni. No, vabbè, giorni no, però un'ora di manovra ci vuole per uscire da un porto così. E poi stretto, mamma mia, quanto è stretto sto porto. Tutto il timone a dritta. Ragazzi, con tutto il timone a dritta e in retromarcia dovrei sterzare con il culo, in teoria. Mamma mia. Una sterzata che te dico. Ok. Potrei quasi riaddrizzare il timone e spingere in avanti ora. Via, 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 si torna a manovrare. Eccola, ragazzi, guardate che rinculo che gli ho dato. Wow, guardate come prende la girata. È bellissimo questo gioco, poi è un po' pesante, devo ammetterlo. Oh, dov'hai? Avete visto come viaggia in orizzontale, ragazzi? Sì, la nave c'ha. È realistico il movimento, si muove un po' troppo, però.
Sei si può fare. Simpatico. Sì, però io non posso rimanere tutto il giorno in trasporto. Che dici se finiamo sta manovra e se ne andiamo a magnà? Che non mi pare il caso. Che volevo vedere sto gioco nella mappa mondiale. Su, schiaccia, schiaccia. Viaggia. Comunque ragazzi, questo gioco è veramente, veramente fantastico. Io non ho altro modo per definirlo. Sono rimasto stupefatto. Non pensavo potesse... Ragazzi, sto toccando con la chiglia sugli scogli. No. Ok, tutta dritta. Piano, piano, piano. Manovriamo piano e non facciamo danni. Ok, ho toccato gli scogli con la chiglia. È stato non poco piacevole. La mia nave ha subito dei danni, ma sinceramente non me ne frega niente, perché sono danni minimi. Alla fine ora ho strusciato un po', mi sarò graffiato la vernice. Chi se ne frega, la riparerò al prossimo porto. Questo gioco, rilasciato su Steam, che l'ho visto a una ventina d'euro, ma nemmeno, ho detto, cosa? 20 euro sul gioco? Perché alla fine ci hanno lavorato parecchio per farlo. La grafica c'è, cioè il sistema di giocata c'è. Ovviamente più si avanza di nave, più la manovra sarà difficile. E alcune navi addirittura non possono parcheggiare in questo porto, perché è troppo piccolo. Esatto ragazzi, ci sono anche le dimensioni delle navi, che sono accettabili e non accettabili. Ci sono delle misure standard, e poi roba più avanzata che magari faremo se continuerò il gioco. Sì, riuscirò a uscire da sto porto una settimana? A tutta manetta, avanti tutta! No, no, quanto so spinge, a 10 nodi. KN non so cosa sono, credo siano nodi, ma non credo. Cioè, credo ma non credo. Cioè, credo ma non lo so, non so sicuro. Madonna come viaggia. Oh, drifting! Madonna che drifting, ragazzi, con la mia Cesar. Oh, drizzo, tu stai andando. Oh, ragazzi, guardate che drift. Ti dico, fermate. Eccoci qua, stiamo lasciando la banchina alla massima velocità. Penso che se ci fosse stata la guardia costiera mi avrebbe rimosso la patente proprio instant. Tu? Guidare navi? Cosa? Sei fuori. Calcola che da lì si dovrebbe uscire un nodo, due nodi massimo con una nave del genere. Perché non si prende il mare e non si può viaggiare alla massima velocità. Eccoci qua, verso il mondo. Guardate, bello il mondo. Simpaticissimo. Via. Dalle alla nave 2%. Nuovo miglior tempo. 3 minuti per manovrare. Cacchio. Sei il migliore della mattinata. Marinaio. Continua così. Marinaio, cazzo. Io sono il capo d'avverso del marinaio. Decido io qui che comanda. Ok, ragazzi. Abbiamo la mappa dell'Europa. Simpaticissima. E abbiamo la nostra barchetta che viaggia. Qui possiamo accelerare il tempo a 2. E se vogliamo, possiamo accelerarlo a 3 cliccando. Guardate come passa il tempo molto veloce. E siamo arrivati. Una volta che la nave arriva. Ci farà fare la stessa cosa, ragazzi, però di parcheggio. Ma a me sinceramente di parcheggiare non me va. Lo faccio automatico con l'aiuto del rimorchiatore. Prego. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Abbiamo ottenuto 599.000 euro per il completamento del contratto. E possiamo andare nel porto e fare tante cose. Possiamo aprire una succursale se vogliamo, per poter comprare navi o avere rotte commerciali migliori. Possiamo migliorare la nostra nave per potenziare il motore, ottenere licenze per portare scorie nucleari e armi. Possiamo fare tantissime cose in questo gioco. E non solo, voi vedete solo la mappa dell'Europa. Lo sapete che avanzando con la popolarità, perché più si diventa famosi e più si ottengono contratti estesi, si possono avere contratti mondiali. Cioè la mappa si estende a tutto, completamente il mondo. È veramente bello, perché si imparano tutte le grandi capitali commerciali del mondo. È anche istruttivo come gioco, è fantastico. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se volete che lo continuo fatemelo sapere. Se il gioco vi piace troverete in descrizione il link che vi porta alla pagina di Steam, dove potete comprarlo. Ovviamente non dico che dovete comprarlo per forza, magari cercatelo su Kinguin che costa un po' di meno, ma è veramente un bel gioco. Quindi io, ragazzi, vi saluto, ci vediamo con il prossimo video. Se questo vi è piaciuto, ripeto, lasciate un mi piace e fatemi sapere che ne pensate. Ciao a tutti, bella.